Ma allora siete grossi, eh? Beh, stavo facendo manutenzione al colla. Gli ho cambiato l'acqua perché è rimasto a bagno di nuovo tutta la notte. Sapete che ci tengo al colla. Allora, abbiamo qui l'eliotrofio questa mattina. Prima cosa da fare è prendere l'allume di rocca. Lo tengo pronto, non si sa mai, come emostatico. Abbiamo eliotrofium allora, eh. Eliotrofium. Abbiamo visto ieri in fase di test. Pigliamolo dal fondo della scatola, allora. Oggi lo proviamo invece in rasatura. Te capì? Poi abbiamo R41, lo squalone. Bisogna provarlo su R41 con le Morris Inox. Queste sono vintage, sono morbide, delicate, smooth, smooth. Ammesso che riesca a trovare l'apertura. Sto proprio diventando vecchio, voglio. Morris Inox, allora, eh? Su R41 che vado a smontare, poi mi faccio il caffè, però sto con voi. Voi siete sul divano, io anch'io, però mi sto guardando adesso sul divano, con voi, insieme a voi. In realtà mi rado, ma l'ho fatto stamattina e adesso mi guardo il video con voi. Te capì? R41 più Morris. Adesso però vado a farmi il caffè, visto che ho preparato già tutto. Proviamo questo lore. Vediamo come si comporta. Questo è ristretto 11, allora. Ristretto 11, io vado, vado a farmi il caffè. Attendete che arrivo, eh. Forza, forza! Forza che mi devo radere. Mazza, sono già passati quei 3 minuti, eh. Guaglio! È già pronto il caffè, però, eh. Ma io mi spiccio. Tanto abbiamo R41, fa tutto da solo, no? Te capì? Vediamo se vive anche questo coffee. Si muove anche lui, no? O non si muove? Ma non è mica male, oh. Buono, piace. Stamattina mi ci vuole la tazza intera di caffè, non posso centellinarlo. Bene. Adesso mi posso mettere al lavoro. Vediamo l'eliotrofio allora. Che profumazione. Colla. Setola di maiale, allora.
L'eliotrofio, allora, eh? Così dovrebbe bastare. Ammazza che potente, oh. L'eliotrofium. Io lo stendo bene sul pavimento della ciotola. Poi ci penserà il colla a fare il lavoro di recupero e di montaggio. Bene, io procedo allora. Luce, luce, la luce, dammi la luce. Le note legnose, legno vanigliato. Cuoio, tabacco trinciato, fiore selvatico. Ho visto un altro pelo del colla. Ma quanti peli perde il colla? Guarda. Un pelo a montaggio perde. Vabbè, però a 10.000 peli. 10.000 no, ma 2.000-3.000 sì. Io direi che posso iniziare a ravermi con R41. E portiamo via dal viso barba ed eliotrofio. Io vado, eh. Prima mi pulisco un po', eh. R41.
Fantastico. Non ho sentito minimamente la lama. Si è comportato egregiamente, R41 ha portato via la barba magistralmente. Eliotropium, formula AG1. Un altro pelo del collo. Anche il pelo obliquo.
se n'è andato. Mazza, oh. Era 41. Asfalta la barba, eh. Sì, potevo anche aggiungere un po' d'acqua, lo so, eh. Magari lo facciamo, dai. Curiosa la nota, la mescolanza, il bouquet olfattivo di questo Heliotropium, che è assolutamente originale, che ripeto, note di legni, lieve vaniglia, talco, cuoio, tabacco trinciato, fiore selvatico. Contropelo per R41 Morris. Non so se è il pelo di prima o... Comportamento magistrale di R41. Qui veramente non c'è più nulla, eh. Una delle poche rasature così venute proprio bene con R41, senza il minimo taglio.
o irritazione, e non è facile con R41 avere questi risultati, Devono essere state queste Morris, ad aver dato questa delicatezza ad R41. Qui c'è poco da dire. Le prestazioni di R41 sono assolutamente non discutibili. Ho visto però un grado di delicatezza che difficilmente si riesce a ottenere con R41. Appunto, come dicevo, devono essere state queste Morris Inox, che credo non vengano più fabbricate, mi spiace, però ne avevo presa una scatola e le ho da utilizzare. Sono ottime. R41, l'unica pecca che non sia in acciaio. Magari un giorno lo faranno, Mule. L'ho chiesto a Mule. Eliotropium, una fragranza che è assolutamente originale, in rasatura non si trova, almeno che io sappia. Le doti del sapone con la formula AJ1 aiuta appunto la scorrevolezza e dipinge proprio il viso. Mi spiace sia un'edizione limitata e non so neanche quanto durerà sul mercato. Vi assicuro che è assolutamente originale la profumazione e cercate di accaparrarvelo, perché non so se verrà riproposto. Quanto al Colla, devo dire che costa parecchio, perde parecchi peli, quindi non è che uno non voglia consigliarlo, però insomma costa. Un po' costoso per perdere così tanti peli. Ma passiamo all'aftershave Heliotropium. Questa è una versione di pregio. Allora, dalla boccetta non da un sentore molto concentrato, lui vuole sentire la vostra pelle, l'ho scritto nella recensione anche sul portale Goodfellas, lui vuole la pelle per far esplodere veramente una dinamica olfattiva a livello molto forte, elegante. Come vi dicevo, ci sta bene in una passeggiata nella giungla, come un aperitivo, come a una cena. È molto elegante, sicuramente non si passa inosservati, è più un profumo che un aftershave. Quando uno lo sente dice che buon profumo, non che buon aftershave. Chissà quanto durerà però sul mercato. Veramente una bella rasatura questa, devo dire. Ci siamo sbrigati anche in fretta. Io adesso lavo la ciotola. Alla fine l'ho usato praticamente quasi tutto il Heliotropium. Mi rimane solo un'isoletta lì, dall'arcipelago che c'era.
Te capì? Domani taglio di capelli perché ho i ciuffi. Non va mica bene andare in giro così, eh. Tra l'altro udienza dal parrucchiere, dalla parrucchiera, anzi. Domani, quindi. Beh, domani. Boh. Devo guardare in agenda. Sarà martedì. Mi rifugio qui nell'oculo. L'eliotropium, allora. Bello quest'uomo. Questo uomo che attraversa questo uno. Curioso. Beh, è stata una scelta così. Te capì allora? Vi ringrazio per la compagnia, sempre e assolutamente in presenza qua in chat erotica. Io vi auguro una buona domenica. Ci vediamo mercoledì, mercoledì sera alle 21 per il nostro appuntamento ormai costante. Ciao a tutti, vi abbraccio. Fate i bravi, siamo bravi.